con soli due appuntamenti ancora da disputare. Settimo Alessandro De Rose, bronzo agli ultimi mondiali di Budapest. Volley al traguardo degli europei insieme ai campioni della Russia festeggia Andrea Giani, CT della Germania d'argento. Mentre in casa azzurra si ragiona sulla precoce eliminazione, torna d'attualità il tormentone estivo sul caso Zaitsev. Marco Fantasia. Per un attimo il russo compressore è sembrato incepparsi. La Germania di Giani è andata ad un passo dal coronare un'impresa resa già grandiosa dalla qualificazione alla finale. I russi, che fino a quel punto non avevano perso neanche un set, ne hanno dovuti lasciare due ai tedeschi, che hanno ceduto solo 15-13 nella frazione decisiva. Un argento che brilla d'oro, quindi, e che premia un italiano, l'unico che alla fine di questo europeo può festeggiare. La nostra nazionale, invece, rientra con mille dubbi e tanto lavoro da fare. Come era facile attendersi, si è subito ravvivata la polemica mai sopita intorno alla mancata convocazione di Ivan Zaitsev. Ricorderete lo Shoesgate, il problema di scarpe e di sponsor che ha separato la nazionale dal suo atleta più conosciuto al grande pubblico. La domanda più immediata è: sarebbe cambiato qualcosa con lui in campo? La risposta altrettanto immediata è no. Nel ruolo di opposto l'Italia ha avuto le spalle ben coperte da vettori. Lo zar avrebbe potuto forse garantire qualcosa in più, soprattutto al servizio, ma non avrebbe potuto da solo cambiare una squadra apparsa debole, soprattutto nel reparto schiacciatori. È essenzialmente su questo che occorrerà lavorare. Detto ciò, il rientro di Zaitsev nel gruppo è auspicabile fin dal prossimo torneo in Giappone per offrire a Blengini una scelta più ampia. A lui dovranno affiancarsi quanto Rena e Kovar in vista dei mondiali 2018, ma per Tokyo 2020 bisogna lavorare da subito nell'ottica di un ricambio generazionale in zona 4 che diventerà presto un'urgenza. Tutti gli aggiornamenti ritrovate sul nostro sito www.